che storicamente non è neanche accettabile, perché noi oggi vediamo un matrimonio che ci viene spacciato come naturale. Questo è il matrimonio che c'è sempre stato, non è assolutamente vero. Il matrimonio come noi lo conosciamo è un'invenzione del Novecento, 1000-1100. Questa del libro delle unioni morali è una iniziativa che ho cercato di spiegare nel corso della cerimonia. È particolarmente importante perché l'abbiamo fatto per la prima volta. Prima c'era il motivo della privacy, adesso i tempi cambiano, la gente diventa più coraggiosa e io ammiro queste due ragazze, Maya e Barbara, che hanno voluto mettere il loro nome su un libro che rimane a futura memoria. Ben vengano invece queste cerimonie pubbliche, perché permettono di capire l'esistenza di una esigenza, la necessità di soddisfarla. Insomma, c'è un problema, esponiamolo e cerchiamo di risolverlo. Questa è stata la più bella perché non avevo mai celebrato una cerimonia così in riva al mare, al tramonto, che è straordinario questo mare, questo posto. Parecchie persone sono venute, l'avrai sentita anche te, dicendosi commosse. Uno mi si è seduto accanto, prima aveva detto che gli venivano le lacrime agli occhi, tutti a fare questi complimenti. Il più commosso ero io in realtà, perché ho visto già l'atmosfera, la situazione, il tramonto, poi le ragazze che sono innamoratissime, si vogliono bene, già da tanti anni si vogliono bene. E in questi giorni mi telefonavano continuamente, sempre tese, emozionate, perché sentivano l'importanza dell'avvenimento. E poi la partecipazione della gente, ripeto, insomma, decine e decine di persone mi sono venute a dire che erano contente, commosse, significa che la cerimonia è stata veramente importante.
Questo programma è offerto da Autocarrozzeria La Madonnina, Homo Edizioni, L'Alibi Discoteca Bar, Max Bar, Hangar Bar Video, Libreria Babele, Personal Line da Attila Music Bar, Italian Gay Line. Un triangolo rosa, con questo triangolo che vedete, con questo triangolo venivano riconosciuti gli omosessuali nei campi di concentramento nazisti. Un servizio introdurrà meglio l'argomento di questa sera. Vediamolo. Un olocausto silenzioso, quello dei triangoli rosa, il simbolo con il quale venivano identificati nei campi di concentramento nazisti gli omosessuali. Heinrich Himmler, capo delle SS, in una relazione del 1940, sostiene di aver eliminato oltre 1 milione di omosessuali. Parliamo di questo argomento con Massimo Consoli, avete visto il suo libro nel servizio storico dell'omosessualità, nonché giornalista, ha un vasto archivio su questo argomento e non solo. Come mai tanto odio, Massimo, nei confronti degli omosessuali? Da parte dei nazisti. Da parte dei nazisti. All'inizio sembrava, no, addirittura molto un partito favorevole alla libertà sessuale inizialmente. La situazione nella Germania pre-nazista e poi nazista è molto complicata e intricata, perché confluiscono parecchie correnti di pensiero, parecchie situazioni. All'inizio il partito nazista nasce come partito libertario, questa è una cosa che io dico bisogna sempre analizzare all'inizio. Lo specifichi nel tuo libro. Bisogna spiegarlo molto bene, perché noi conosciamo il nazismo alla fine. All'inizio era un partito libertario dove veniva accettato tutto quanto, andava tutto bene. Per Hitler chiunque era il benvenuto, allora omosessuali, tossicodipendenti, ladri, puttane, assassini, andavano tutti bene, soprattutto poi secondo la psicologia tipica di Hitler, se erano ricattabili, se c'era un qualche cosa per la quale potrebbe il Führer si sarebbe potuto liberare. Allora all'inizio quindi ti prendo dentro per poi avere l'arma. All'inizio il movimento è libertario, entrano tutti, ed entra anche una grossa componente del movimento omosessuale dell'epoca, perché non ci dimentichiamo che la Germania è stato il primo paese al mondo che ha avuto uno straordinario movimento omosessuale. Himmler, che tu hai nominato, in quella stessa occasione disse: quando noi abbiamo preso il potere nel 30 gennaio del 33, abbiamo scoperto le associazioni omosessuali che avevano 2 milioni di iscritti. Probabilmente questa è un'esagerazione, però c'erano delle pubblicazioni che all'epoca vendevano 150-200 mila copie. Insomma. Abbiamo visto poi a un certo punto, con l'eliminazione delle SA, prende una posizione netta il Partito Nazionale Socialista contro l'omosessualità. Sì, netta fino a un certo punto, perché immediatamente dopo l'eliminazione delle SA, che avevano una struttura particolarmente omosessuale, e dopo l'eliminazione di von Frisch, sempre con una storia omosessuale infilata dentro a viva forza, però immediatamente dopo Hitler nomina un ministro delle finanze, Funk, che era notoriamente omosessuale, lo sapevano tutti perché era una storiella. Lo stesso ricattatore di von Frisch aveva ricattato a sua volta Funk, la stessa persona, perciò lo sapevano tutti, praticamente un atto pubblico. Detto ciò, voi pensate di essere d'accordo? Sì. Pure noi. Pensate che il vostro amore è e sarà come è stato qui descritto? Sì. In particolare tu, Maglia, ami Barbara? Eh sì. E tu, Barbara, ami Maglia? Sì. Che vuol dire per voi questa cerimonia? Dal punto di vista personale è un impegno grandissimo, perché comunque è una cosa in cui io credo, se no non l'avrei fatta. Se poi vogliamo parlare da un punto di vista politico o comunque di armare un gran casino, diciamo così, è un piolo che uno mette e poi ne mette un altro e poi ne mette un altro e poi ne mette un altro, come tutto quello che è successo fino adesso per arrivare fin qua. Oggi noi ci siamo potuti permettere di fare questa cosa grazie a qualcuno che aveva armato un casino in precedenza. E poi perché speriamo che questa cosa qui crei un ulteriore precedente in maniera tale che qualcun altro possa essere facilitato. But I can't help falling in love with you. Per noi è validissima, perché la nostra comunità GLBT comunque ce la riconosce. Speriamo anche che un giorno con la normativa europea, visto che sta passando in tanti paesi, venga passata anche in Italia e che quindi insomma
abbiamo dei testimoni, delle firme, che ci venga riconosciuta. Ma la provocazione è, lo Stato non ce lo dà e chi se ne importa, noi ce lo facciamo lo stesso. Dove lo Stato poi tutte quelle cose che dà alle coppie etero sposate le riconosce automaticamente, noi ci faremo un contratto privato nostro col notaio, così rimpiazzeremo esattamente tutte quelle cose. Quindi per noi è validissimo. Senti, tu mi hai accennato a questa vostra comunità GLBT, giusto? Mi vuoi dire qualcosa? Beh, per GLBT si intende movimento gay, lesbian, bisexual, transsexual, ossia tutte quelle minoranze identitarie di orientamento sessuale che sono minoranze, che però a guardarlo bene, non so se avete visto il Gay Pride, il World Pride del 2000, eravamo tantissimissimissimi, per cui è enorme, siamo una comunità vera, rispettata, che lavora, che produce, che paga le tasse, che insomma sarebbe ora che si mettessero a prendere in considerazione un po' di più. C'è qualcosa in particolare che voi avete voglia di dire, di far sapere, di comunicare? Sì. Così. Fregatevene, sposatevi qualunque orientamento avete, due donne, due uomini, due donne, un uomo, con un cane, con quello che volete. Perché l'amore è l'amore. Ma oggi è una data importante per il movimento gay, è il 28 giugno. Il 28 giugno di 25 anni fa accadeva qualcosa di veramente straordinario, un giorno simbolo per il movimento omosessuale. Ce lo spiega Massimo Consoli, intervistato per noi dal collega Andrea Falessi. Vediamo insieme il servizio. Ecco, il 28 giugno del 1969, cosa è successo e perché quello che è successo è così importante? È verissimo, il 28 giugno è una data simbolo, perché quello che è successo in quella data, in quel giorno, anzi quella notte, in realtà poi era successo anche prima e succederà ancora dopo, però è stata presa quella data perché ha un valore esoterico, magico, cioè quella notte è successa una cosa particolare. Pochi minuti prima della mezzanotte l'ispettore famoso ormai Seymour Pine uscì dal distretto di polizia di New York nel Greenwich Village per andare a fare un raid, una perquisizione in un bar equivoco, all'epoca si usava questa parola, lo Stonewall Inn, il famoso Stonewall, un locale che era famoso nella subcultura di New York, frequentato da molti travestiti, c'era molta prostituzione, c'era probabilmente anche molta droga. E la caratteristica di questo locale era che non aveva la licenza per gli alcolici, cosa molto comune negli Stati Uniti. Non aveva la licenza, però esisteva lo stesso, grazie, si è sempre saputo, grazie alla protezione e della mafia e della stessa polizia che prendeva le tangenti, che prendeva la mazzetta. Allora, per un problema, sembra, parlando storicamente, per un problema di discussioni tra la polizia e la mafia che non si erano messi d'accordo sulle varie percentuali, questo ispettore decise di andare a fare una razzia per far capire insomma chi comandava. Andò, il carrozzone, il cellulare
si mise lì davanti, scesero questi poliziotti e cominciarono a portare fuori la gente. E quel giorno avevano seppellito, e questo qui era poco prima della mezzanotte del 28 giugno, quello stesso pomeriggio avevano seppellito Judy Garland, che era un'attrice molto cara, molto amata dai gay americani, era un po' simbolo. Tanto è vero che da allora, ancora oggi, il 28 giugno, si usa cantare durante queste sfilate, queste gay pride marches in New York, a San Francisco, dappertutto, Under the Rainbow, sotto l'arcobaleno, la famosa canzone del Mago di Oz, della Judy Garland, proprio in ricordo di questa storia. Allora gli animi erano un po' tesi, c'era questo dolore, questo dispiacere. La polizia rompeva le scatole continuamente quella notte, poi sembrava che malmenasse in maniera particolare, ci mettesse una certa cattiveria particolare, più che particolare, nei confronti dei gay. Allora deve essere successo qualche cosa di curioso, qualcuno ha reagito, in particolare sembra una lesbica che venne presa, sbattuta sul carrozzone, uscì, rientrò dentro, la riportarono fuori, rientrò dentro un'altra volta, si mise a urlare. Allora qualcuno dalla folla cominciò a tirare monetine, a dire pigs, porci, poliziotti porci, a offenderli. I poliziotti reagirono, cominciarono a fare a botte, e i poliziotti, che erano pochi rispetto insomma probabilmente un centinaio di persone, allora la polizia si barrica dentro il locale, i gay buttano della benzina dentro il locale, danno fuoco, rompono dei parchimetri, succede un casino per tutta la notte, arrivano delle squadre speciali antiterrorismo che erano state preparate per, ricordate che era il periodo del partito delle Pantere Nere, i negri rivoluzionari. Allora queste squadre pronte per i negri incazzatissimi andarono e nessuno pensò, e le curiosità della storia, nessuno pensò di avvertirli di che cosa si sarebbero trovati davanti. Questi arrivarono e si videro tutte checche, travestiti, pazze, una situazione incredibile, molto folcloristica. La situazione degenerò per tutta la notte. Il giorno dopo se ne continuava a parlare e la notte stranamente i disordini ripresero e ripresero anche la notte successiva. Allora si pensò nel primo anniversario di fare una camminata, una passeggiata, una marcia per ricordare questo episodio. La sorpresa fu che uscirono fuori 10.000 persone. America 1970, 10.000 gay in piazza per una manifestazione, era una cosa inconcepibile, impensata, nessuno l'aveva preventivato. Da allora siamo arrivati, no, io me ne sono fatte tante di sfilate a New York e anche l'ultima a San Francisco, tra l'altro ne ho fatte 5 o 6.